cazzo in poppa. Delle sirene, dopo le edizioni di Lipari ed Ustica, si sposta sempre nel Mediterraneo per approdare a Reggio Calabria. Questa ricca kermesse di moda e spettacolo, organizzata dalla Event Europa di Palermo, avrà anche una eco nazionale grazie alle telecamere di Rai 2 che la metterà in onda in prima serata venerdì 24 giugno. La notte delle sirene. Ed è qui, nell'arena dello stretto di Reggio Calabria, che sabato 4 giugno ha preso il via la terza edizione della Notte delle Sirene. Mentre sul palco il nostro Sassà Salvaggio e la splendida Lenoir Casalegno conducono lo show, nel backstage viviamo quel gran fervore che caratterizza le sfilate di moda. Tanti gli stilisti presenti, molti capi pronti sugli stand per le numerose modelle che sulla passerella hanno fatto sognare il pubblico presente. Ma quali ingredienti contribuiscono al successo di una serata così ricca di momenti esaltanti? Primo, personaggi famosi. Secondo, prestigiosi stilisti. Terzo, modelle brave e belle. Quarto, abili hairstyles. Quinto, e non ultimo, un'ottima organizzazione. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas.
poco, è un poco sozinho. Perché la scelta di Reggio Calabria? Questa è una manifestazione che questa amministrazione ha preso al volo perché ha capito che è un evento che dà visibilità enorme a una città come Reggio Calabria e a tutta la Calabria intera. Abbiamo trovato un'amministrazione imprenditoriale capace di misurare questo evento per un ritorno sia economico che commerciale, che culturale, che turistico, che porti, diciamo, dei frutti interessanti e positivi nel futuro di questa regione. È il fin da canseira, è il pé, è il chão, è la marcia estradeira, passarinho na mão, pedra di atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é o filé. Della notte delle sirene. Noi vi diamo appuntamento alla prossima, quella del 2006. Dove? Non si sa, purché rimanga comunque nel Mediterraneo.